regoletta infallibile che non conosce eccezioni. Quando avete un dubbio in materia fiscale, quando non vi è chiara una cosa nel sistema tributario italiano, quando non riuscite a orientarvi e vi domandate: ma questo provvedimento è giusto, è sbagliato, è buono per i contribuenti, è pericoloso per il taxpayer? Quando, insomma, vi trovate a brancolare nel buio, c'è un faro nella nebbia, come un faro per i marinai nelle notti buie e tempestose. Dovete andare a cercare Vincenzo Visco, detto Dracula, già viceministro delle finanze. Ecco, quello che dice lui vi deve orientare in senso opposto rapidissimamente. Quello che piace a Visco non è buono per il taxpayer, quello che dispiace a Visco ha forti chance di essere altamente buono per i contribuenti italiani. Dentro questa regoletta, diciamo generale ed astratta, scendiamo al caso concreto, redditometro. Libero dal primo minuto di gioco vi ha detto che il viceministro Leo, che pure rispettiamo, l'ha combinata grossa, grossa politicamente, perché è veramente senza senso che a 17, 18, 16 giorni da un voto il centrodestra abbia tirato fuori, peraltro senza che la Presidente del Consiglio lo sapesse. Infatti Meloni ha giustamente provveduto a affossare sta roba, ha ritirato fuori uno strumento odioso di, come dire, deduzione presuntiva e induttiva del reddito dei cittadini, ma ha commesso un errore anche di carattere tecnico. Perché riesumare uno strumento che peraltro, lo spieghiamo oggi a pagina 2 sul Libero, ha prodotto così poche verifiche e così poco gettito? Quindi sbagliato in teoria, sbagliato in pratica. Chi è l'ultimo giapponese rimasto a dire: bravo Leo, bisognerebbe fargli un monumento, così bisogna? Vincenzo Visco, cioè il capo dei tassatori della sinistra, che stamattina, intervistato dal Foglio, dice: no, aveva ragione, bisogna farlo, anzi di più, dobbiamo usare gli algoritmi, dobbiamo usare l'intelligenza artificiale. Insomma, ma che altro volete? La domanda è: ma che volete dai contribuenti italiani? I contribuenti, lavoratori dipendenti, hanno la trattenuta automatica in busta paga, quindi c'è il prelievo fiscale alla fonte e sono spacciati. Il lavoratore autonomo, la partita IVA, eccetera, dice: ah, quelli possono evadere, eccetera. Momento, adesso con la fatturazione elettronica, e anche lì c'è un controllo potentissimo, c'è un controllo assolutamente penetrante. Chi è che lavorando con un'impresa seria può permettersi di non fatturare o di fatturare in modo inferiore, infedele, sconnesso dalla verità? Nessuno. E allora che volete? Che volete dal contribuente italiano? E soprattutto, come vi permettete di fare un'analisi etica e qualitativa dei miei consumi? Perché se sono iscritto a un circolo di tennis, devo essere considerato un super ricco? Magari mi permetto il circolo di tennis, ma poi spendo poco per vestire. Magari mi piace andare in barca, ma spendo pochissimo per l'automobile che non ho. Tu, fisco, non ti devi permettere di entrare nell'analisi qualitativa dei miei consumi con giudizi morali e ricavandone, diciamo così, un profilo etico del contribuente. Tu devi limitarti agli elementi quantitativi senza giudizi morali. Guardate che quando si parla di fisco, siamo al cuore del rapporto tra stati e tra Stato e cittadini. Diffidate di quelli che vi dicono: ah, sono aspetti tecnici. No, la signora Thatcher era su questo straordinariamente precisa. Quando parliamo di tasse, siamo al cuore della vita democratica, nel senso che si tratta di quanta parte del tuo lavoro, della tua fatica, del tuo zaino di produzione viene rubato dallo Stato, viene preso dallo Stato, e quanto rimane per te e per la tua famiglia. Ergo, i liberali e chiunque non sia, diciamo, a favore di uno Stato predone, di uno Stato predatore, di uno Stato rapace, tutti ci dobbiamo battere affinché lo Stato prenda un po' di meno. Se prende un po' di meno, io avrò un maggiore incentivo a lavorare di più, a produrre di più, e per questa via pagherò anche più tasse. Ma perché avrò lavorato di più, guadagnato di più, prodotto di più per me stesso e per la mia famiglia, e questo mi consentirà anche di dare qualcosa come è doveroso per la nostra vita comune, non il contrario.
Su tutto questo prendete il libro di oggi, c'è anche un racconto della mia vita precedente quando sono stato presidente della Commissione Finanze per 2 anni, le battaglie vinte, le battaglie tentate, le battaglie perse, cosa si può fare, cosa non si può fare da una commissione parlamentare, cosa potrebbe fare il governo. Abbiamo provato a dare qualche suggerimento, anzi ditemi la vostra nei commenti se qualcuna di quelle proposte vi pare convincente, se avete altre idee, altre proposte. Sono qui per discuterne con voi.